Ciao ciao ragazzi, bentornati sul canale del Dej. Eccoci qui, siamo con Raceroom Experience, con una vettura che abbiamo già visto su Assetto Corsa, la KTM Expo RR. La voglio provare anche qua, non l'ho ancora provata, sul tracciato di Brands Hatch, ma lo faccio perché voglio rispondere, scusate un attimino, vado a vedere nei messaggi che mi sono stati mandati. Appunto, volevo rispondere a Leonardo perché mi ha chiesto di un'app, appunto, che avevo utilizzato. Era un programmino che avevo utilizzato. Questo programmino si chiama CrewKiev, l'avevo utilizzato, lo trovate anche nella playlist, se non ricordo male, sotto Assetto Corsa e anche su Project Car. Un programmino che affianca appunto i simulatori di guida, si parla di Assetto Corsa, Project Car 1, 2, Race Room, Automobilista, piuttosto che R-Factor, insomma un po' tutti quanti, Racing, tutti i simulatori. E cosa fa? Ci dà la possibilità di avere un ingegnere, diciamo così, stile Formula 1 dei Codemaster, dove appunto ci dà indicazioni e quant'altro su tutto quello che riguarda la vettura, la gara, tutto quanto quello che può essere l'informazione ce la dà. Oltretutto è stata implementata anche con i comandi vocali, quindi si può parlare e fare le richieste con la voce praticamente. E la cosa buona, la cosa bella che c'era era che un team italiano aveva fatto appunto il pacchetto in italiano con tutte queste voci, e niente, praticamente aveva dato la disponibilità di questo pacchetto da utilizzare con CrewKiev, che oggi voglio andare a testare perché è un po' che non lo provo, per vedere se funziona ancora. Questo perché? Perché Leonardo mi ha chiesto se potevo passargli questo pacchetto, perché il gruppo che lo ha creato ha chiuso il sito, quindi non ci si può più registrare, non si può più scaricare questa parte in italiano. Quindi è fortunato chi come me almeno per il momento ce l'ha, perché funziona ancora, ragazzi. Ho fatto qualche test, funziona. Oltretutto io in quel periodo avevo fatto una richiesta di avere il nome personalizzato, si poteva fare anche questa cosa qua con una piccola donazione tramite PayPal. E quindi niente, io la provo oggi insieme a voi su questo tracciato Brands Hatch. Andiamo a farci questa gara, la porto un pochettino più bassa, magari 8 minuti, facciamo qualcosina di meno, e senza qualifiche, senza niente, vediamo dove ci fa partire, giusto per testare appunto quest'app CrewKiev, che è sempre in aggiornamento, ve lo ricordo, la trovate su crewkiev.org, se non ricordo male è il sito, dove non c'è appunto l'italiano, c'è solo la parte inglese. E niente, ve lo faccio vedere qui con questa gara. Quindi Leonardo, funziona ancora il pacchetto per il momento, quindi in qualche modo se vuoi te lo posso anche passare. Io ti saluto e ti ringrazio comunque per il commento e per aver seguito il canale. Andiamo in pista e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok ragazzi, eccoci qua in griglia di partenza, partiamo dalla sesta posizione assegnata, vediamo cosa riusciamo a fare. Vai, massima concentrazione. Eccolo qua il nostro ingegnere di pista. Quindi Leonardo, funziona, e nel caso appunto cercherò di farti avere questo pacchetto. Vai, vai! Si parte! Ce l'hai a sinistra. 8 minuti di fuoco questi, la prima curva dove bisogna lasciar scorrere un pochettino. Ce l'hai a destra, libero a destra. Attenzione qua invece alla prima staccata seria. Andiamo un po' sull'erba per evitare anche la vettura davanti. Ce l'hai a fianco. Lasciamo lo spazio. Ce l'hai a sinistra. Contatto. Lo potevo fare diversamente. E a sinistra. Lasciamogli lo spazio anche qui. Ti è ancora a fianco. Libero a sinistra. Bene così, Dejo. Hai Siamo fatto partiti bene. Vai ora, concentrato. Terza massimo. Posizione per il momento per noi. Qui è il punto dove soffriamo un po' di più. Continua così, stai guidando la grande. Sei in mezzo a due, attenzione, libero. Sei in terza posizione. Ok, non dobbiamo perdere questi due davanti.
sono in lotta e quindi si rallentano tra di loro. Uno va sull'erba e gli freghiamo la posizione. Vediamo se riusciamo a beccare Koffler qua davanti. Ci avviciniamo tantissimo qua in staccata. Tanto, come detto, il pacchetto in italiano per Crew Kiev ha la possibilità di sentire sì l'ingegnere, questo che sentite, ma non il vostro nome, ragazzi, perché questa era un'opzione che si poteva avere quando il sito ancora era aperto. Venivano mandati ulteriori cartelle appunto da aggiungere al pacchetto. Intanto siamo davanti, dicevo, ulteriori cartelle con il nome appunto registrato appositamente per chi lo richiedeva, e lasciava una piccola donazione con PayPal. Intanto attenzione qua, che è il punto debole. Ottima nostro guida. Vai, continua così, libero a destra. Infatti arriva testa, ottimo. Il tempo del tuo ultimo arriva un po' bomba qua, secondi e 9. Ok, vai così Dejo, ultimo sforzo, mancano solo 5 minuti, dai che ci portiamo a casa la vittoria. In realtà sono attaccati, sono subito qua dietro, quindi non si può mollare un attimo. Non si può fare il minimo errore, attenzione qui, che arriva alla bomba. Concentrato, determinato, e cerchiamo di sfruttare al meglio il nostro potenziale. E a sinistra? Non sarà semplice, intanto mi infilo di nuovo. Posizione del tuo ultimo giro, hai segnato 51 secondi e 5. Bisogna arrivare sul rettilineo con un bel po' di vantaggio per riuscire a spuntarla. Manca metà gara, il consumo carburante è regolare, nessun problema. Peggio, forziamo il ritmo, cerchiamo di mantenere la posizione. Ok, ok. Seguiamo le indicazioni del nostro ingegnere di pista. Questo sarebbe stato un giro buono. Libero a destra, l'ultimo passaggio hai fatto registrare, libero a destra. Proviamo a riprenderci subito la posizione, vai. Libero a sinistra. Ce l'hai a sinistra. Libero a sinistra. Ok. Errore qua in scalata, attenzione. Si rifanno sotto. Ce l'hai a sinistra. Libero a sinistra. E si fa sentire anche. Chiudere l'interno. E a destra, libero a destra. Vediamo, vediamo. Silenzio assoluto da parte mia, ragazzi, scusatemi, ma sto cercando di concentrarmi. 2 minuti intanto al termine. Ce l'hai a sinistra. È ancora lì, libero a sinistra. Attenzione, si fa sentire un po' più forte. Mancano 2 minuti, 2 minuti al termine. E a destra, libero a destra. Ora passa. Deciso. Sei in seconda posizione. Il tempo del tuo ultimo passaggio è di 51 secondi e 9.
a sinistra. Ripasso anch'io all'interno, nel punto dove sono più forte. Ora ripassa di nuovo lui. Ce l'hai a destra. Ci riprovo. Ce l'hai a fianco. Libera a destra. Vediamo qui come usciamo. Tanto manca un minuto. Quindi probabilmente ancora questo giro. Ce l'hai a sinistra. Libero a sinistra. Devo riuscire a chiudere il più possibile l'interno. Ma in uscita di quella curva. Nel secondo settore siamo 7 decimi sopra il passo. Vediamo, 35 secondi. Qua arriva una bomba, guardate. Libero a sinistra. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Proviamo a tenerlo dietro. Ora ci riesce. Ma il difficile è dopo. Libero. Ok Dejo, siamo in testa, ottimo. Ultimo giro, vai che manca poco per la vittoria, dai. Non ci credo. Errore. Attenzione, abbiamo qualche problemino al cambio. E anche problemi al cambio, non va, non va. Non vuole andare questa gara. Attenzione all'ultima parte. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. Niente da fare, non riusciamo a portarcela a casa per un errore. Attenzione qui. Ce l'hai a destra e a fianco, occhio. Vediamo. Fai così, abbiamo conquistato il podio. Siamo riusciti ad arrivare in terza posizione. Peccato, era dura ragazzi, ve lo dico. Ho sudato parecchio con questa X-POV KTM. Anche qui, comunque avete visto, funziona ancora per il momento l'ingegnere in italiano con Crew Keef. Quindi, buono a sapersi, la utilizzerò di nuovo anche con Assetto Corsa e gli altri. Sinceramente non ci avevo più pensato di utilizzarla, perché sai, ogni volta si riparte e così si fa una gara veloce e quindi non viene da far partire anche questa... quest'app, che poi si può tutta regolare, molto fatta, molto molto bene. Si possono regolare anche gli interventi, il numero di interventi appunto dell'ingegnere, quindi fatta molto bene. Per chi ha ancora il pacchetto in italiano, se lo tenga stretto ragazzi, finché funziona. Quindi io vi saluto qui e ci vediamo qui sul canale come sempre. Lasciatemi un commentino qua sotto se vi va. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao dal Dejo.